Ciao ragazzi, oggi vi proponiamo l'unboxing di un prodotto molto interessante. Si tratta di LG Optimus Sol, conosciuto anche con la sigla E730. È uno smartphone a nostro avviso da tenere d'occhio in quanto ha caratteristiche veramente interessanti. Si tratta di uno smartphone con processore da 1 GHz, ma soprattutto con schermo Ultra AMOLED da 3,8 pollici. Di fatto, si tratta del primo smartphone di LG ad adottare la tecnologia AMOLED. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Premetto che una prima accensione comunque l'ho già effettuata. Questo è l'Optimus Sol. Vedete come lo schermo è veramente nerissimo, tipico degli AMOLED. Questo è il design, veramente piacevole. La versione qui presente è la versione Titan Black, ma c'è anche una versione totalmente nera. Però non so se è ancora in commercio. In ogni caso, vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Troviamo un caricabatterie con porta USB. Abbiamo anche la batteria da 1540 mAh che tra poco andremo a montare. I classici auricolari. Il cavo dati USB. E poi i manuali che però non ci interessano. Rimettiamo un po' tutto dentro, prendiamo la batteria e montiamo lo smartphone, cioè, o meglio, montiamo la batteria sullo smartphone. Dico subito che la cover posteriore è in plastica, però questo gli conferisce un'assoluta leggerezza, tanto che lo smartphone è pesa qualcosa come 110 grammi con la batteria inclusa. Accendiamolo. Vedete come il nero si confonde con la cornice, tipico appunto degli AMOLED. In questo caso abbiamo un display veramente eccezionale, l'Ultra AMOLED è pari almeno al Super AMOLED Plus. Ve lo faccio vedere anche in confronto dimensionale con l'Evo 3D, molto più piccolo ovviamente dell'Optimus Sol e anche più sottile. Mi pare che le dimensioni sono di 122 mm di lunghezza, 62 di larghezza e 9,8 di spessore. Questo è lo schermo, quindi molto molto luminoso, probabilmente eccessivamente luminoso da mostrare in video, forse è meglio che lo abbassiamo, però come si può notare è veramente molto molto luminoso. Faccio vedere anche i neri, come vedete c'è una grande differenza. Mettiamo anche magari il nero al massimo su Optimus, già è al massimo. No, ecco qui. Vedete come comunque c'è una differenza abissale. Il software quindi molto molto veloce di primo impatto. Ovviamente dobbiamo ancora configurare il tutto, quindi inserire account e sincronizzare i servizi, però come vedete il processore da 1 GHz si sente veramente molto veloce. Abbiamo anche, mi pare, Android versione 2.3.4, quindi Gingerbread. E vedete come appunto il touchscreen è veramente reattivo. Abbiamo la classica interfaccia Optimus 2.0. Mi pare 1 GB di memoria per installare applicazioni. Vediamo. Quasi 1 GB, forse è meglio diminuire, diciamo, la luminosità, mettiamola al 50%, penso adesso sia un pochino meglio. Comunque vedete, touchscreen molto reattivo, sistema reattivo.
Quindi, primo impatto, uno degli smartphone meglio ottimizzati da LG sul versante software, ma comunque anche l'hardware diciamo che c'è. Ovviamente poi, ripeto, dobbiamo ancora configurare tutto, dobbiamo impostare account, servizi e quindi poi vedremo come si comporterà in ottica recensione. Il primo impatto è molto molto buono. In ogni caso, quindi, se avete voi do domande o richieste particolari, potete farlo attraverso il nostro blog androidgeek.it e quindi diciamo cercheremo di soddisfarvi in ottica recensione o comunque con eventuali focus successivamente. E con questo è tutto, quindi vi rimando appunto al blog androidgeek.it. Un saluto da Matteo, ciao ciao!